Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin. Eccoci qua con il nostro appuntamento mensile con tutte le uscite del mese prossimo, quindi in questo caso parleremo di ciò che uscirà nel mese di settembre. Alcuni manga inizieranno, alcuni manga finiranno e tantissimi continueranno. Avremo qualche bel ritrovamento dopo un po' di tempo che non vedevamo più i volumi di queste serie. Tante serie mensili proseguiranno e una o due finiranno, ma ci dispiacerà veramente tanto un pochettino a tutti. E subito dopo la sigla, quindi andiamo a vedere cosa inizia, cosa finisce, cosa continua. Direi di iniziare con Star Comics che subito, nei primi 10 giorni, ci propone tre bombe esclusive subito così, ovvero il continuo di One Piece, con una saga che almeno a me sta appassionando veramente molto, il continuo di Demon Slayer con il numero 9, il numero 8 l'avevo detto in un video, l'ho ritenuto forse il miglior numero di Demon Slayer uscito fino adesso, quindi vediamo se proseguirà catturando la mia attenzione così tanto quanto ha fatto l'ultimo numero letto, e Echoes il numero 4. Echoes manga di Kei Sambe, lo stesso autore di Erased, è sempre lo stesso autore, ho appena finito di leggere L'isola dei bambini dimenticati, mi piace tantissimo. L'inizio di Echoes è stato un'emozione dopo l'altra, un colpo di scena dopo l'altro, e quindi sono contentissimo che prosegua e sono contentissimo di poter andare avanti a leggere la storia. Poi troviamo JoJolion, il numero 21, quindi si sta per avviare verso la conclusione anche questa stagione di JoJo, JoJonium il numero 7, come potete vedere qua io colleziono la nuova edizione di JoJo, non avevo mai letto JoJo prima, questa edizione cartonata è meravigliosa, uscirà con il numero 7, andrà quindi a chiudersi la seconda stagione e saremo in attesa della terza che si vocifera sia l'ultima pubblicata con questa edizione, spero vivamente di no perché mi sta piacendo veramente molto, sia la qualità della carta, sia la qualità delle copertine, sia perché essendo più grande del classico Tankobon, permette comunque una lettura molto più gradevole. Andrà avanti la Mu con il numero 12, Real Account, dopo parecchio tempo che non ne sentivamo parlare, torna con il numero 21 e anche quest'opera si sta comunque avviando verso la conclusione. Jagan con il numero 9 e poi ovviamente troviamo le uscite mensili, quali Capitan Tsubasa che esce con il secondo box contenente i numeri dal 5 all'8, Dragon Ball Full Color Edition che uscirà con il quinto numero della saga di Majin Buu. Si concluderà un manga breve, ovvero la prima opera dello stesso autore di My Hero Academia, ovvero sto parlando di Barrage, che uscirà appunto con il numero 2 il 2 settembre, quindi la maggior parte di tutte queste uscite che vi sto dicendo sono racchiuse nei primi 15 giorni. Quindi settembre inizierà proprio col botto, almeno per quanto riguarda la Star Comics. Proseguirà anche Gigi la Trottola, sempre in cadenza mensile. Cuphead Work, che invece è un volume singolo insieme a Koyoharu Gotouge Short Stories, che invece è un volume racchiudente dei piccoli capitoli scritti e disegnati dallo stesso autore di Demon Slayer e avrà un prezzo di 5,90 euro. Per tutti gli appassionati di Demon Slayer potrebbe essere una piccola chicca da non perdere per approfondire la conoscenza del suo autore. Le due novità assolute, sempre per quanto riguarda Star Comics, invece saranno Blue nella Terra dei Sogni e Kaguya-sama Love is War, il numero 1. Sembrano entrambe abbastanza interessanti. Sicuramente, secondo me, per quello che ho visto fino adesso, Kaguya-sama Love is War un pochettino di più rispetto all'altra. Però, al momento dell'uscita, dandogli una sfogliata, vedremo se ne varrà la pena provare a acquistarlo e dargli una possibilità oppure no. Spostandoci su Planet Manga, troviamo subito un cofanetto con racchiudente 5 volumi. Ed è PET, il prezzo è abbastanza alto perché si parla di 9,90 euro, quindi un cofanetto di 5 volumi arriva a costare 49,50 euro. E poi proseguiranno invece Plunderer con il numero 3, We Never Learn col numero 4. Sapete che We Never Learn
Io preferisco molto The Quintessential Quintuplets, dello stesso genere, sto leggendo quello. Ho preso il primo numero perché era in quelle promozioni di Planet Manga che ha fatto nel mese di luglio a 1 euro, ma non ho intenzione comunque di proseguire e di andare avanti con quest'opera. Poi abbiamo Wota Koi con il numero 4, Ragna Crimson con il numero 3. E qua arriva il mio dilemma più grosso. I primi due numeri li ho letti, dopo il numero 1 ho fatto anche il video recensione, non mi sono piaciuti quasi per nulla. Tantissime recensioni pervenute invece da voi sono positive, quindi ho il cruccio mentale che non so se proseguire quest'opera o meno, perché se mi dovesse basare soltanto sui miei gusti personali non è un granché, ma se tantissimi di voi dicono: "Ah, non ti preoccupare, più avanti migliora, migliora, migliora", mi avete mandato in crisi e ora non so se provare ad acquistare anche il numero 3 o se interrompermi qua, come avrei fatto di mia iniziativa se non mi fossi confrontato con nessuno di voi. Invece, opera che sicuramente non proseguirò, esce con il numero 4 Somali e lo spirito della foresta, storia veramente molto troppo lenta, quindi i primi tre numeri sono bastati, mi avanzano e in questo caso invece sicuramente a settembre non sarà un acquisto che farò. Le uscite mensili di Planet Manga, le più famose ovviamente sono Slam Dunk, che siamo arrivati al numero 12, abbiamo superato la metà di questo manga, una delle migliori letture forse proprio della storia manga, e l'Immortale invece che è arrivato già al numero 10. Prosegue anche Nana con il numero 14, Fire Force con il numero 21. Si conclude Devil Ecstasy, l'opera di Shuzo Ozimi, quindi non è un capolavoro, attenzione, sicuramente di quest'autore ci sono tantissime cose migliori, ma per chi ha acquistato anche questa, sappiate che a settembre volgerà al termine. Conclusa anche Planet Manga, non ci resta che spostarci a J-Pop e troviamo subito due novità, ovvero Blue Period, il numero 1, e Frankenstein di Junji Ito. Junji Ito sapete che ha un carattere di disegno molto particolare. A me personalmente ho acquistato un paio di volumi suoi, però non sono riusciti ad emozionarmi questo gusto dell'horror che ha lui un pochettino deforme, un pochettino portato all'estremo. Non mi fa impazzire, devo essere sincero, quindi penso che per il momento mi fermerò con gli acquisti di quest'autore. Proseguiranno Girl from the Other Side e Golden Kamuy rispettivamente con i numeri 9 e 20. Hell's Paradise, un manga che sto aspettando veramente anche questo molto di andare avanti a leggerlo. I primi 5 numeri me li sono divorati, dall'1 al 4, uno dietro l'altro, il 5 appena uscito l'ho letto. E una storia ambientata nell'epoca Edo, quindi con samurai alla ricerca di pozioni magiche che gli possano donare il perdono per tutti i crimini commessi fino a questo momento. Tutte le opere di questo genere, quindi di quest'era, non mi hanno fatto impazzire. Questa qua, devo essere sincero, mi sta prendendo abbastanza. Forse qualcuno mi ha detto un po' troppo shonen, ma magari questa parte che lo sposta verso lo shonen lo le rende un pochettino più leggero e me lo fa anche apprezzare un pochettino di più rispetto ad altre. Poi Killing Stalking uscirà con il numero 3 della terza stagione, quindi saremo poi a meno uno dalla conclusione di questo manhwa coreano, uno yaoi scrive, che proveniente appunto dalla Corea. Innocent Rouge volgerà al termine con l'uscita del dodicesimo numero di 12 totali. L'eroe è morto, questa commedia divertentissima di questo pazzo protagonista che adora le donne in parigine e prende la forza dalla visione di queste donne con le parigine, uscirà con il suo 18° numero. Proseguiranno due opere che una la sto aspettando per cercare di capirne un pochettino di più della storia, ovvero Land of the Lustrous, il numero 3, perché ancora i primi due numeri non mi hanno fatto capire in che direzione vuole prendere e se l'opera possa essere realmente di mio gradimento o meno. Invece un'opera che il numero 3 è stato una bomba assoluta, un'opera che io consiglio ogni volta che ne parlo, ovvero La regina d'Egitto, che c'è con il quarto volume. Il terzo finisce con un
uno scoop veramente pesante, e quindi dal numero 4 probabilmente andremo a vedere come la piega che prenderà la storia, e sarà una direzione che porterà sicuramente dei cambiamenti all'interno della trama e all'interno della storia realmente accaduta, perché vi ricordo che la regina d'Egitto è ambientata in un'epoca storia realmente esistita e i protagonisti sono realmente esistiti. Poi abbiamo un altro box, Noise, che è un box composto da tre volumi totali. So I Am a Spider So What, che uscirà col numero 2, altra manga che il numero 1 aveva diviso in due i lettori. Infatti sono quelli che l'hanno adorato alla follia e alcuni come me che hanno delle titubanze a riguardo. Perché è vero, per scelta non c'è stata nessuna caratterizzazione dei personaggi, addirittura non sappiamo neanche il nome della nostra protagonista dopo un intero volume. È una scelta molto particolare, non so se avrà un riscontro positivo questo genere di scelta da parte dell'autore. Promised Neverland, che tornerà con numero 17. Io sono sincero, sto aspettando questo calo di cui tutti parlano. Fino al 16° volume ancora non l'ho trovato. Quasi quasi sono curioso di vedere come farà calare e da quale momento inizierà a calare quest'opera, che fino adesso è la lettura che fa venire più i brividi a ogni pagina, a ogni capitolo, uno non vede l'ora di leggerla. Ci stiamo avvicinando anche in questo caso verso la conclusione e ho proprio l'ansia di leggerlo, l'ansia di vedere come lo faranno finire e se veramente ci sarà questo calo di cui tutti parlano e che tanti decantano. Poi, altre le opere mensili di J-Pop, troviamo ovviamente The Quintessential Quintuplets, che esce con numero 8 di 14, avrà una copertina raffigurante la nostra seconda gemella in abito da sposa, quindi i numeri 7, 8, 9, 10 e 11 avranno queste copertine, e una di queste copertine probabilmente corrisponderà anche alla copertina magari dell'ultimo volume, quando ci verrà detto chi sarà la reale sposa di Futaro tra loro cinque. Poi abbiamo Persona 5 con il numero 6, Rikudo con il numero 19, The Rising of the Shield Heroes con il numero 15, World and Arem con il numero 8. Queste ovviamente sono le uscite delle maggiori case editrici. Vi volevo segnalare di Ikari Edizioni invece l'uscito di Compendio della vera storia del mondo, un manga che parla di fatti di storia realmente accaduti. Partiamo da Napoleone, dalla guerra d'indipendenza, troviamo Hitler, troviamo veramente tante cose all'interno di questo volume e secondo me sarà veramente molto interessante dargli una lettura e approfondire alcuni argomenti storici che hanno portato il mondo ad essere quello che è adesso. Dopo questa piccola menzione io ho terminato, ovviamente non potevo farvi un elenco di tutte le uscite di tutte le case editrici che ci saranno a settembre. Per qualsiasi dubbio, in ogni caso, non esitate a contattarmi qua su YouTube, su Instagram, dove vi viene meglio. Fatemi la domanda, chiedetemi quello che voi state aspettando, se non c'era all'interno di questo video, se c'è possibilità di vederlo in uscita a settembre oppure no. E cercherò di rispondervi il più preciso possibile, anche con una data reale e soprattutto nel più breve tempo possibile. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona serata!